Quando lo annuncerete il prolungamento con Zeman, o meglio la conferma di Zeman ufficiale? Ma vediamo, diciamo che c'era la volontà da parte di tutti e due di andare avanti insieme, quindi vediamo in settimana, vediamo un attimino. Poco fa Vivarini ha fatto i complimenti a Rafià, lo aveva già fatto durante la partita Catanzaro-Pescara, però mi sembra di capire che è difficile che possa andare a Catanzaro. Sta ascoltando Beh, Vivarini, eh? credo che Vincenzo intanto faccio i complimenti di nuovo per quello che ha fatto quest'anno, perché ha fatto qualcosa di straordinario. Poi credo che Vincenzo aveva fatto un complimento bellissimo alla fine della partita di ritorno, dove l'aveva paragonata addirittura a Zidane. E quindi sicuramente un giocatore, io dico che in Serie C è un giocatore illegale, non c'entra nulla e sinceramente superiore ma veramente superiore alla media. Ci sono tante richieste per Rafià, perché è evidente che il giocatore, se avessimo centrato la promozione, sarebbe rimasto volentieri a Pescara. È un 99 e chiaramente si vuole giocare le sue chance, come è giusto che sia, essendo un giocatore che ha dimostrato di avere una qualità veramente che si trova in questa categoria, non si trova, ma credo che anche nella categoria superiore sia abbia delle qualità importanti. Rifarà il percorso del Catanzaro di Vivarini il Pescara il prossimo anno? L'obiettivo deve essere quello? No, l'obiettivo purtroppo in questi campionati, Vincenzo li conosce bene, non si può mai dire nulla, perché quest'anno ci sono state squadre che sono partite per stravincere il campionato e sono arrivate addirittura Vicenza, che doveva vincere il campionato e arrivare. È entrato tra le prime perché ha vinto la Coppa Italia, ma Crotone, che era un'ottima squadra, è uscita col Foggia, ma ci sono tante squadre, Pordenone, Cesena stesso, quindi questo è un campionato talmente difficile per come è organizzato che o fai una stagione come quella che ha fatto Vincenzo a Catanzaro, dove ha ammazzato proprio il campionato, oppure se arrivi lì in fondo te la giochi sempre all'ultimo minuto, è un episodio positivo o negativo ti può compromettere una stagione.